quando si parla di Mazda 2 la mente corre veloce alla gemella di Toyota Yaris presentata qualche settimana fa e figlia della collaborazione tra le due case giapponesi iniziata nel 2015, ma la nuova arrivata non sostituisce il modello attualmente in gamma che anzi si presenta rinnovato per il 2022 con tante novità ma senza perdere un grammo della sua personalità. Basta un solo sguardo infatti e capisci subito che quella che è davanti è una vera Mazda, linee semplici ma sinuose che seguono rigorosamente lo stile Kodo che dal 2014 caratterizza la terza generazione della compatta giapponese, che magari non avrà più forme così moderne ma rimane comunque una delle proposte più originali di questo segmento. La prima grande differenza che si nota rispetto alla Mazda 2 di derivazione Toyota è il cambio. Al posto delle CVT di Toyota Yaris troviamo infatti un manuale a sei rapporti dalla corsa corta ma precisa che a qualcuno potrebbe anche far ricordare quello della mitica MX-5. Impegnativo. Un po' meno comodo forse negli stop and go del traffico dell'ora di punta, ma sicuramente molto più appagante una volta messo il muso fuori città. Pur senza particolari pretese sul fronte della sportività, Mazda 2 strizza comunque l'occhio al puro piacere di guida. Agile come solo le piccole e leggere sanno essere con i suoi 1035 kg di peso, Mazda 2 regala sensazioni da segmento superiore per la precisione e la compostezza con cui affronta curve e cambi di direzione. Gran parte del merito va sicuramente agli ammortizzatori che scorrono bene sul ruvido e non cedono sul liscio, mantenendo piatta l'auto nelle svolte a tutto vantaggio di chi sta seduto in macchina. E poi c'è il G-Vectoring Control Plus, un sistema elettronico di serie su tutte le Mazda 2, discreto ma efficace, che agisce con misurate azioni sui freni per smorzare i movimenti dell'abitacolo quando si allinea il volante alle alte velocità. Non male il 4 cilindri da 1500 cm3, non è turbo e quindi rende meglio quando si tirano le marce. Il temperamento è da piccola sportiva, con la coppia massima di 148 Nm che arriva in alto a 4000 giri e una potenza di 90 cavalli, che non fa gridare al miracolo, per carità, ma di certo non delude. I numeri del resto parlano chiaro, la velocità massima è di 183 km all'ora dopo uno stacco sullo 0 a 100 in 9,8 secondi, che per una macchina così piccola davvero sono numeri niente male. Il sistema Mild Hybrid ottimizza i consumi con un motogeneratore elettrico che si ricarica in frenata e riavvia il motore negli start e stop. La particolarità è che rispetto alla concorrenza non usa una comune batteria agli ioni di litio ma un supercondensatore che è grande più o meno come una bottiglia, è molto rapido a ricaricarsi e non perde efficacia nel corso degli anni. L'altra grande novità sotto il cofano per il Model Year 2022 di Mazda 2 MHybrid è il sistema Diagonal Vortex, che lavora sulle turbolenze nella camera di scoppio dei cilindri per tagliare le emissioni inquinanti grosso modo del 10%, a dimostrazione che in un periodo comunque di grande espansione dell'elettrico c'è sempre margine di crescita e di miglioramento anche per i buoni vecchi motori a benzina. L'intenzione della casa di Hiroshima era di proporre una piccola ammiraglia in miniatura e possiamo dire davvero missione compiuta grazie a un abitacolo spazioso, accogliente soprattutto per chi sta davanti e particolarmente silenzioso. Davvero ben studiata l'ergonomia dei sedili, che sono confortevoli senza ricorrere a troppi fianchetti avvolgenti che in un'auto del genere potrebbero rendere poco agevole salire e scendere. Non sono da meno gli interni con la caratteristica plancia asimmetrica, una linea minimalista e un design davvero elegante che danno la sensazione netta di trovarsi a bordo di una piccola vettura premium. In tessuto tecnico, i rivestimenti dei sedili della versione Exceed che abbiamo in prova oggi, mentre troviamo finiture in pelle sulla plancia e sui braccioli delle portiere, una qualità che su auto di questo segmento è davvero difficile trovare. Generoso lo spazio a bordo, soprattutto per chi sta davanti, un po' meno per chi sta dietro. In 4 in generale si viaggia comunque bene, in 5 onestamente eviterei. Non male il bagagliaio per una city car, si va da 280 a 950 litri con gli schienali del divano posteriore abbassati,
schienali che sono frazionati 60-40. Unica pecca che mi sento di sottolineare, mi sarebbe piaciuto forse su una vettura così attenta alla qualità dei rivestimenti, magari una finitura anche per le pareti del bagagliaio. Rispetto alla sorella full hybrid Mazda 2, la piccola giapponese ha un prezzo di listino che parte da 1600 euro in meno. Per la Mazda 2 MA Hybrid si parte dall'allestimento Evolve a 18.700 euro, che comprende Android Auto via cavo, Apple CarPlay wireless, il clima manuale e il cruise control. A questo si aggiunge anche la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento dei pedoni e il G-Vectoring Control Plus di cui parlavamo prima. Per 22.200 euro ci si porta a casa la versione Exceed, esattamente quella che stiamo guidando oggi. Aggiunge il navigatore e il pacchetto iActive Sense Technology, che fa fare un bel balzo in avanti agli aiuti alla guida. Non c'è quella autonoma di livello 2, ma c'è comunque la frenata automatica d'emergenza in città, gli abbaglianti automatici e il monitoraggio dell'angolo cieco. Che sia la versione più equilibrata? Può essere, però tenete presente che a 23.450 euro trovate la versione Exclusive, che aggiunge gli interni in pelle e ok, ma soprattutto il riconoscimento dei segnali stradali e l'utile cruise control adattivo. Se è il look sportivo quello che andate cercando, valutate seriamente la versione Omura. Parte da 19.600 euro e aggiunge dettagli di colore nero lucido all'esterno nella carrozzeria, come per esempio sulla Calandra, nero che ritorna anche in abitacolo con rivestimenti neri, l'avrete capito, e cuciture in contrasto di colore rosso. E voi cosa ne pensate di questa piccola ma elegante giapponese compatta? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, mettete un bel like. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi di attivare la campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi aggiornamenti. Continuate a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, e naturalmente sul nostro sito www.motorbox.com. Io vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Ciao!